sono in questo torrente a fare ricerca di presenza di oro nelle fessure, perché circa alcuni chilometri a monte ho trovato delle tracce d'oro, e quindi adesso lo sto risalendo da valle per vedere se trovo qualche cosa intrappolato nelle fessure di questo torrente. Devo dire che sulle rocce metamorfiche di questa natura sono difficili da trovare le fessure. In compenso si trovano degli scorci di veramente grandissima bellezza. A parte verso valle, con queste pietre, c'è un'acqua che è cristallina, ci sono diverse prese per l'acqua potabile, il villaggio che c'è qua sotto. Guardate che natura selvaggia che c'è. E adesso no, voglio condividere con voi, perché mi si è parato davanti un paesaggio davvero spettacolare. Ecco, andando verso monte, qua il fiume fa una curva esattamente a 90 gradi, ecco qua, guardate che enorme forra che mi sono trovato davanti, che spaccatura che il fiume ha inciso e ha scavato nel corpo di millenni, in cui la forza dell'acqua qui ha erose, consumato le rocce sfruttando alcune sue discontinuità. Ed ecco che meraviglia. Il problema è che non potrò risalire, perché voglio stivare solo fino al cosciale. Qua l'acqua diventa davvero profonda, però è di una bellezza che è incommensurabile. Guardate, il mio zaino, giusto per capire le dimensioni di questa forra, di questo canyon. Di fatto un canyon, le Alpi del puntino, dove vedo. Vabbè, bello, bello, bellissimo, un'acqua cristallina, acqua da bere. Guardate che purezza, che limpidezza, è profonda quest'acqua qua. Quest'acqua qua non si può passare, è molto fredda. Guarda, è bello, mamma mia. E un'altra curva, vedete il fiume viene qui, qua individua questa linea, eccola qua. Qua la vediamo veramente la discontinuità di natura geologica. Eccola qui, questa è la direzione subverticale, che taglia di traverso queste rocce. Qua il fiume, questa curva a 90 gradi, sbatte al lato di lì, picchia contro con una forza spaventosa, e sulla sinistra ha lasciato un enorme cumulo di detriti. Mamma mia, ah, veramente questo posto, essere qua quando c'è l'acqua alta, c'è le paure. Bello, 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 bello. Questo colore è una meraviglia, quest'acqua qua è davvero spettacolare. Vabbè, ho fatto questo video per condividere con voi la bellezza di questo posto. Non ho trovato niente, non mi importa, ho trovato questo. Ossigeno, ossigeno per l'anima, ossigeno per la mente, ossigeno per la bellezza. Guardate anche lì, guarda, bello. La stratificazione di quella roccia è tutta venata, chiaroscuro. Sono rocce metamorfiche queste, eh? O parzialmente intrusive, parzialmente magmatiche. Non so se si un po' granuliti, gneiss. Che bello. Beh, dai, oggi il posto dove sono arrivato è... vale davvero il biglietto. Vale davvero il biglietto.